Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento con WWE Supercard. Siamo qua in questa Road to Glory, Seth Rollins, The Beast Slayer, e con una missione portata a termine, ovvero la missione per la gloria, Mission to Glory, tutto quanto preso e portato a casa. Quest'oggi andiamo a prenderci tutti quanti questi pacchetti. Prima però riscuotiamo anche questi piccoli ticket che ci serviranno, vi ricordo, appena arriveremo un giorno al nuovo tier, nuovo livello, Cataclisma, 145 ticket di biglietti gratuiti, di pacchetti gratuiti più che altro, che per il momento con 25 possiamo arrivare fino al WrestleMania 35, quindi per il momento non dobbiamo più toccare questi pacchetti, perché una volta superato il livello e finalmente arrivati a toccare Cataclisma, signori, con le nostre top 8 card, potremmo spacchettare tantissimo. Ma comunque, ragazzi, andiamo per gradi e andiamo a vedere che cosa è successo in quest'ultima settimana. Allora, ragazzi, come sapete, c'è stato l'ultimo evento Team Ring Domination di Kevin Owens. L'abbiamo portato a casa, dobbiamo ancora allenarlo, quindi facciamolo subito insieme, ragazzuoli. Andiamo a vedere quanto potrebbe diventare forte questa carta e in quali deck andrà a comparire. Quindi vediamo un po', vediamo per esempio un po' di gotico, e forse c'ho qualcosa. E gesta, no, niente di pro, già per che è pronto. Proviamo a vedere con carte neon, magari di quelle che devo ancora. Togliamo quelle elite e andiamo a vedere un po'. Per esempio, queste le seleziono 5 soltanto. Proviamo. Dovrebbe arrivare a una potenza di 80 su 80 con solo carte neon non allenate. Quindi forza e resistenza lo buildiamo in questo modo, ovviamente. E poi sul carisma. Allora, per il momento questo Kevin Owens 693, comunque sì, è più forte ovviamente dell'altra carta che avevamo ottenuto durante la scorsa Ring Domination, Flash Morgan Webster, che per il momento era la nostra prima. Adesso Kevin Owens è la nostra carta più potente di tale tier. Andiamo a vedere in quale deck andrà a comparire. Vediamo un po', perché qua nella Road to Glory adesso stavo allenando queste dive. Vediamo un po', autoriempimento. E ok, superiore anche al nostro amatissimo ormai Buddy Murphy. E va bene, ok, lui sta qua, WrestleMania 5 più nella Ring Domination, che ancora andiamo ad essere ancora più forti, perché vi ricordo, non so se l'ho fatto vedere, però nell'ultimo pacchetto della Battleground abbiamo ottenuto un secondo Samoa Joe. È stata una nostra reset, quindi abbiamo fatto anche la pro di questo ragazzone, quindi un'altra carta potente nel deck ce l'abbiamo. Siamo al deck Cataclisma. Metà, poco più di metà, qui dobbiamo ancora nerdare per arrivare al massimo, però per il momento già ci basta così per arrivare a prenderci le carte più potenti. E va benissimo, ragazzi. Per quanto riguarda Last Man Standing, invece WrestleMania 35 più, e questo è il deck che è rimasto pare tale o quale alla scorsa volta. Purtroppo qui abbiamo ancora 4 dive distruzioni pro, mentre tutti gli altri wrestler sono tutti quanti WrestleMania 35 pro. Ragazzi, per il momento non mi ricordo se è successo qualche altra cosa di così grosso, però per il momento possiamo dire che siamo completamente a posto. Allora, comunque, un'altra cosa che ho già ribadito anche nei scorsi video, purtroppo, è che per arrivare al nuovo livello Cataclisma adesso abbiamo soltanto bisogno di una diva. In Battleground è conclusa. Ah, ok, vabbè, all'attacco, all'attacco! Andiamo ad attaccare. Vediamo un po' se riusciamo a vincere almeno a Cataclisma in questo evento. Vediamo un po'. Comunque, dicevo, nelle top 8 card, queste qui, abbiamo bisogno per arrivare adesso, in questo momento, al deck Cataclisma, almeno una delle due dive WrestleMania 35 Pro. Perché abbiamo Ruby Riott, la camera di fusione, distruzione, e ovviamente anche la nostra Alexa Bliss, distruzione Pro. Purtroppo, dico purtroppo, abbiamo una possibilità. Abbiamo comunque una lontana possibilità di vedere già all'orizzonte il nuovo livello Cataclisma. Questo perché sono già uscite anche le nuove ricompense della Money in the Bank. Andiamo a vederle insieme. Abbiamo le nuove ricompense qua. Come previsto, sono a tema Stamping Grounds. Abbiamo Ricochet da una parte e Drew Gulak dall'altra parte. Entrambe sono carte Cataclisma e va bene, però, come ricompensa WrestleMania 35 di questa Money in the Bank, eccola qua. Abbiamo Becky Lynch, signori, WrestleMania 35, che potrebbe essere la nostra carta pro. Allora, noi abbiamo ben 484 contratti accumulati nel giro di una mezz'oretta, poco più. E questa carta costa la bellezza di 19.000, facciamo 20.000 contratti. Il tempo abbiamo 20 giorni, quindi all'incirca dovremmo nerdare per un totale di quasi 1.000 contratti al giorno, ed è fattibile la cosa, però abbiamo comunque questa carta che costa abbastanza per
e che non la riceveremo proprio così, tac, domani. Quindi comunque il tempo a disposizione è lungo. 19.000 contratti potrebbe essere la nostra ultima spiaggia, la nostra meta, la nostra Becky Lynch potrebbe essere davvero lei, la diva che ci porterà a Cataclisma. Vediamo un po', ragazzo, lì potrei fare anche una cosa di questo genere. Accumulare tali contratti per prendermi Becky Lynch come ultima spiaggia e vediamo un po' che cosa succede, perché nel frattempo di questi 20 giorni potrebbe accadere anche dell'altro ed ottenere appunto il nuovo livello Cataclisma anche in altri metodi. Vediamo un po', io proverei ad accumulare tali contratti per Becky Lynch. Se non dovesse bastare, quindi, cioè nel senso, se dovessi arrivare a Cataclisma con altri mezzi, questi contratti andranno ad essere accumulati appunto per un prossimo evento Money in the Bank, dove andremo a prendere direttamente la Pro in futuro. Quindi, signori, questo è quanto. A questo punto direi che diamo l'energia qui nella King of the Ring che Mario non fa, perché anche qui siamo a WrestleMania 35, quindi se dovessimo andare a vincere questa King of the Ring, ehi, tutto quanto fa brodo in tempi di guerra, di buco e trincea, e quindi andiamo a provare a vincere anche questo evento. Signori, andiamo a spacchettare questi pacchetti qua, dai più inutili a quelli più belli, crediti che comunque ci fanno sempre comodo. 474 crediti, qui ne abbiamo presi 10 per la perfezione evento, andiamo a prenderci altri 5 crediti, credo, 5 crediti infatti. Andiamo avanti con il prossimo pacchetto, miglioratore carte, quindi abbiamo un miglioramento. Vediamo un po' che cosa ci potrà dare. Oh, Neon, va bene. Prossima ricompensa che è ovviamente delle scelte estrazione per 5, quindi vabbè, poco ci importa, però abbiamo comunque almeno 50 estrazioni da farci in draft board più tardi. Abbiamo già ottenuto una carta reset off camera. Adesso non mi ricordo neanche più chi era, ma una carta completamente inutile che non mi serve. A questo punto, ragazzi, in questo pacchetto abbiamo la possibilità di portarci a casa anche delle Cataclisma, perché qui parte, se non sbaglio, da Colosso fino a Cataclisma, quindi potrebbe esserci veramente il mondo come potrebbe esserci assolutamente niente. E noi sappiamo benissimo che cosa ci capiterà, vero? Lo sapete anche voi, lo sapete, è chiaro, lo sappiamo tutti quanti che dentro questo pacchetto ci saranno due carte Neon, giusto per trollare abbastanza, o magari di distruzione. Ma noi ragazzoli stiamo qui per sperare, perché se dovessimo davvero trovare delle carte dive WrestleMania 35, oppure che ne so, Cataclisma, in questo momento anche Kevin Owens, o che ne so, Flash Webster, potrebbe essere veramente il lascia passare per Cataclisma. Signori, andiamo a riscuotere questo pacchetto. Ricompensa per la Mission to Glory. E 3, 2, 1. Allora, abbiamo il miglioramento WrestleMania 35. Abbiamo una Neon, abbiamo una Gotica e abbiamo l'altra WrestleMania. Ora noi dobbiamo soltanto sperare che queste altre due carte siano miglioramenti. Ok. Adesso io non mi ricordo se la carta WrestleMania, cioè le due superstar, sono soltanto uomini o superstar, quindi potrebbe esserci anche una diva. Non ho letto bene, però mi confondo sempre perché nella Wild Wednesday ci sono tre uomini e lì è sicuro, però qui non mi ricordo se sono soltanto uomini o superstar in generale, quindi anche dive. Signori, possiamo avere l'opportunità in questo video di avere il nostro lascia passare per Cataclisma. 3, 2, 1. Andrade, signori, è pro che, se non sbaglio, dovrebbe essere pro, però vabbè. E poi ovviamente Bray Wyatt. Sì, mi sa che Andrade è pro. Vabbè, comunque alla fine una WrestleMania l'abbiamo portata a casa con questa Mission to Glory, però, niente da fare. No, non è neanche pro. Non è neanche pro perché allora non l'ho presa dalla scorsa Road to Glory. Mi sembrava che ce l'avevo già in qualche modo, invece no. Vabbè, ragazzuoli, niente da fare, pacchetto completamente inutile, come voleva dimostrare. A questo punto possiamo tentare ancora un'altra piccola sorte, giusto per. Tanto abbiamo 2900 competitive point o league point. Possiamo addirittura tentare. Qui abbiamo fra 2 giorni le nuove ricompense, ma tanto costano tantissimo e non le prenderei comunque nel breve tempo, quindi. E sarebbe inutile anche aspettare, quindi possiamo tentare anche in questo caso un pacchetto platino gigante da 2000 League Point.
qui Superstar ce n'è una che va fino a Cataclisma, le altre possono essere benissimo a WrestleMania, però ragazzi, questo è un pacchetto completamente indimenticabile. Abbiamo fatti ben 5-6 in live nella scorsa live e non abbiamo trovato assolutamente niente. Possiamo cercare la fortuna in quest'ultimo pacchetto qua. Dai, andiamo a vedere cosa ci serve la fortuna. Questa è Lega Platino Gigante. 2000 League Point per questo pacchetto gigante. 3, 2, 1. Vai! Oh! Niente, abbiamo la distruzione al massimo. Probabilmente quest'uno qua sotto sicuramente sarà un'altra Neon. Andiamo a vedere. Oh! La distruzione. Shayna Baszler, Diva, va bene, Finn Balor. E poi abbiamo. Becky, potevi essere WrestleMania, accidenti, Becky. Va bene. Va bene, ok, niente. Abbiamo fallito anche questo pacchetto. Va bene e niente. E niente, ragazzi, a questo punto dobbiamo soltanto sperare nel eliminato. Ecco, ho messo le. Io dico la sfiga. Vabbè, altre 5 estrazioni. Non ho neanche guardato a che punto ero. Ho messo proprio l'energia completamente a caso. Potevo anche risparmiarle. Vabbè, abbiamone un'altra e andiamo. A questo punto andrà a board. Direttamente anche in wild, poco ci interessa. Andiamo a vedere se in 50-60 carte quelle saranno. Qualcosa potrebbe arrivarci. La reset ci è già arrivata, se non sbaglio, 2 giorni fa off camera. Purtroppo, chi era Riddle? Era Riddle. Wow, comunque proprio 0-0 sotto 0. Non mi serve assolutamente a niente. Però vabbè. A questo punto, ragazzi, come ho detto prima, potremmo sperare di trovare qualche carta prima. Una reset prima, che ne so, in qualche evento. Anche perché vi ricordo che sta per arrivare un nuovo evento. C'è già qualche immagine, insomma, che potrebbe rivelare un evento nuovo a breve. L'hanno già detto comunque nel changelog. Però è già sortita fuori un'immagine, insomma, potrebbe già raccontarci qualche cosa. Vedremo comunque nelle prossime settimane che cosa ci sarà. Perché ovviamente per la settimana andremo avanti con Ring Domination. E quindi probabilmente già dalla prossima settimana avremo questo nuovo evento, forse. Vedremo come funzionerà tutto quanto il resto della cosa, però al momento la nostra ultima speranza, unica speranza, è trovare almeno una diva in draft board o in qualche evento possibile. Altrimenti, come ho detto prima, proveremo ad arrivare a 20.000 contratti per Becky, però anche lì insomma è abbastanza da rosicone, perché 20.000 contratti sono tanti, cioè ce ne vuole un po' di tempo per farmarli ovviamente. Mi piacerebbe di più utilizzarli per una carta Cataclysma Pro in una prossima. In una prossima Money in the Bank, non in questa, magari nella prossima, che ne so, boh, potremmo tentare addirittura ad accumularli fino a SummerSlam, quindi boh, vedremo ragazzuoli, o addirittura accumularli fino alla prossima stagione, vedremo un po' come funzioneranno le cose, però 20.000 per Becky Lynch, insomma, beh, è dura poter scegliere di utilizzarli soltanto per una diva 20.000, però a questo punto vedremo cosa succederà in questo mese. Un'altra ultima speranza è quella. Veramente, un'ultima speranza, Becky Lynch della Money in the Bank. Se avevamo già dei contratti pronti, cioè, era fatta, la prendevamo subito direttamente senza neanche troppo pensarci, però a questo punto, visto che siamo praticamente partiti da zero, non lo so come andrà a finire, però vabbè. Vedremo anche se tante volte il gioco è così bravo, così gentile a regalarci una doppia carta reset nel giro di 2 giorni, potrebbe succedere, è già successo in passato, quindi la speranza è l'ultima a morire anche in questo caso. Però ci credo poco lo stesso. Vedendo come va le cose, insomma, non è facile, non è facile assolutamente. Eh no, infatti, vedi, carte ripristino purtroppo troviamo, ma non che ci servono, proprio a zero. Quindi andiamo avanti in questo modo e vediamo un po' su da farsi tutto il resto. Dobbiamo cominciare a nerdare parecchio negli eventi. Ora qui in questa rotta di gloria non ci sono dive che mi interessano, perché a questo punto c'è inutile sperare sulle carte di istruzione eccetera, ma per forza andare avanti con carte WrestleMania e Cataclisma. In rotta di gloria potrei arrivare anche in Cataclisma, almeno per quanto riguarda la carta normale, però è lunga e dura la strada nella rotta di gloria. Signori, direi che niente, siamo arrivati al limite qui, stanno vincendo loro in questi pochi minuti che è cominciata la Battleground. Vedremo se riusciremo a portarci a casa questa vittoria. Lo spero, ovviamente, perché una vittoria potrebbe regalarci un platino di una Cataclisma. Vabbè ragazzi, concludiamo qua questo video, ditemi qua in Road to Glory se siete riusciti a prendere una buona carta dalla missione, magari una Cataclisma ve la siete portati a casa, buon per voi, fortunati che siete. Io purtroppo mi sono portato a casa un Andrade che non mi serve assolutamente a niente, vabbè.
Ormai anche i wrestler main 35 possiamo anche metterli da parte, a questo punto soltanto Diva. Abbiamo bisogno di donne, ragazzi, ho bisogno di una donna che mi faccia superare il livello. E come si fa? Ragazzi, concludiamo anche questo episodio, come al solito vi invito a lasciare tanti tanti bei like se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale quando non siete iscritti e cliccate sulla campanella per ricevere ogni notifica di questo canale. Seguite anche su Instagram e noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!